Il tradimento è un ingrediente solito nel Principato di Monaco, anche per la famiglia Grimaldi, ecco a chi tocca. La leggenda narra che Alberto, Charlene, Carolina e tutti gli altri membri del Principato di Monaco non abbiano scampo, sono destinati a subire delusioni e tradimenti. E tutto per via della maledizione dei matrimoni dei Grimaldi. Secondo la leggenda, molto nota e citata nel sud della Francia, tanti secoli fa, Ranieri, uno dei primi signori di Monaco, aveva rapito una ragazza fiamminga. Da allora tutta la famiglia Grimaldi sarebbe perseguitata da un anatema, i loro matrimoni sono destinati a fallire. Alberto e Charlene, per esempio, sono ancora sposati, ma non si possa dire che il loro matrimonio vada a gonfie vele. Il principe è accusato da anni di essere un po' farfallone e di essere naturalmente incline ai tradimenti. Peggio è andata di certo a Carolina, che in amore non ha mai avuto troppa fortuna. Di più si è concentrato su un aspetto particolare della vita sentimentale della sorella di Alberto. Pur essendosi separata da 15 anni dal marito Ernst August di Hannover, Carolina non ha mai divorziato. Perché? Eppure nel Principato di Monaco tutti conoscono la passione del tedesco per il tradimento, per la bella vita e gli scandali. Un anno dopo la separazione, come nota nel suo approfondimento il settimanale Di Più, Ernst August di casa Hannover fu beccato con una prostituta viennese. Proprio così, fu sorpreso a Vienna con un squillo, quando non era ancora ufficiale il suo distacco dal Principato di Monaco. E più tradimento di così. Il tradimento che ha scandalizzato il Principato di Monaco. Non è tutto, dato che, poco dopo, il tedesco è stato anche processato per aver fatto fuoco contro un agente e si è messo più volte in pericolo per i suoi noti problemi con l'alcol, che lo hanno portato a ricoverarsi in una clinica per disintossicarsi. Poi, dopo la separazione, Ernst ha iniziato a frequentarsi alla luce del sole con l'artista Claudia Stylianopoulos. Ciononostante, lui e Carolina non hanno mai divorziato. Carolina avrebbe un mare di prove per poter concludere un divorzio a lei favorevole, ma non vuole procedere. Il motivo non è chiaro anche se in tanti sospettano che Carolina non voglia perdere il titolo di Sua Altezza Reale. A Monaco, la sorella di Alberto non ha nessun ruolo istituzionale definito, e viene quindi dopo il fratello e dopo Charlene, che è la principessa. Sposando, Ernst ha assunto il titolo nobiliare di una delle famiglie più blasonate d'Europa, gli Hannover, che hanno regnato in Inghilterra e in Germania. Ed è questo titolo che ha fatto sopportare alla donna, e forse all'intero Principato di Monaco, anche l'ultimo palese tradimento di Ernst.